Sei su voci.fm. Già qualche mese fa era stato nostro ospite, ci aveva raccontato della sua vita al microfono e dato diversi consigli per lavorare con la voce. Ci aveva anche lasciato in sospeso sul suo quarto romanzo in arrivo. Ora è uscito, si intitola Greatest Hits, canzoni e vita, ed è con grande piacere che vado a salutare il suo autore Stefano Piccirillo. Ciao, ciao Katia, ciao a tutti, come state? Tutto bene, tu come te la passi? Beh, un periodo intensivo perché c'è la pubblicazione di questo quarto romanzo, sai che è come un figlio, poi parla di musica, sono capitoli e canzoni scritti esattamente come si pronunciano, esatto. Perché Greatest Hits è esattamente scritto come si pronuncia, così come i titoli delle canzoni, è già molto divertente vedere l'incipit del capitolo. 15 capitoli più uno, studiato esattamente come una compilation con bonus track ovviamente, sì. Dove troviamo le canzoni che hanno segnato il tuo percorso ed insieme ad ognuna un breve racconto. A che cosa ti sei ispirato oltre alla tua vita? Beh, mi sono ispirato a tutti gli incontri, alle persone, alle storie, alle città, ai viaggi e a tutto ciò che ha compreso la vita del mio alter ego Steven, sì. In queste canzoni che lo fanno vivere. L'idea mi è arrivata, devo dire, da solo, non sì. Ho preso ispirazione da qualcos'altro, ho pensato all'utilizzo delle canzoni come testo e come spin-off di un racconto breve, cioè tu il libro lo puoi aprire in qualsiasi parte, in qualsiasi certo. capitolo e leggerti una storia. Sono 15 storie legate a 15 canzoni. L'utilizzo dei testi e delle canzoni, quando sono in inglese tradotti in italiano all'interno del capitolo, fanno poi da colonna scritta a quel racconto. Cioè noi siamo legati a una canzone per affezione, ma cosa accade nel nostro ricordo? In questo caso ho voluto identificare tutte le persone che sono legate a quelle canzoni con le loro storie, facendo una storia fruibile a tutti, per ogni canzone, per ogni capitolo. I titoli inglesi dei brani li troviamo, come dicevi tu, esattamente come si pronunciano. Why? Beh, io why lo scriverei proprio nel libro UAI. Ho pensato sempre all'esercizio che fanno gli stranieri per parlare l'italiano, che sì. è particolarmente difficile, perché l'italiano è una delle lingue più difficili come glossario, come grammatica nel nostro pianeta. E ho pensato anche a come noi cantiamo le canzoni che ci piacciono tanto, senza seguire regolarmente la grammatica inglese, ma le facciamo nostre. Siccome siamo in Italia, ho pensato bene, anche prendendo esempio da qualche strafalcione che facevo a inizio carriera con la lingua inglese, quando avevo 16-17 anni, quando ho cominciato a fare radio, e ho detto perché renderci la vita difficile? Ed è molto divertente leggere come pronunciamo le canzoni, ed è molto bello vedere David Bowie, Giovanotti anche in italiano, scritto G-I-O, come sì, se sì. si chiamasse Giovanni in sostanza, declinati proprio nero su bianco in quel modo. E qual è il desiderio nascosto dietro questo romanzo? Il desiderio è quello di mettere in evidenza sempre una parte di me che non si può ascoltare esclusivamente alla radio, sì. essere quanto più possibile completo alle orecchie e agli occhi di chi mi ascolta e di chi mi legge, cioè presentarmi come Stefano nelle sue piccole declinazioni. E puoi dare a tutti quelli che seguono la nostra community, quella di voci.fm, una piccola pillola, ad esempio Survivor di Mike sì. Francis? Beh, Survivor tema... parla di un sopravvissuto, esatto. Sotto l'aspetto morale e sotto l'aspetto di vita, e in Survivor Steven, il mio alter ego, vive attraverso il testo di quella canzone tradotto in italiano che ricorre poi in quel capitolo specifico all'interno della sua storia, un viaggio fatto alle 5 del mattino per raggiungere una persona, un amore adolescenziale che diventa poi maturo, ma scopre che quel viaggio non sarà poi legato al raggiungimento di quella persona, ma di quanto le persone possano essere importanti, quelle sconosciute che ti aiutano e ti danno una mano, perché Steven doveva prendere questo treno, sì. raggiungere delle località non collegate poi su binario o su strada, e quindi trova delle persone che lo aiutano e aiutano questo sopravvissuto, e incontra altri sopravvissuti come lui che hanno un nobilissimo animo umano, un animo legato all'altruismo. Quindi Survivor di Mike Francis è la canzone adatta per raccontare questa storia. E quindi in questo libro c'è anche un'enorme gratitudine, perché tu comunque vai a rievocare anche persone che hanno fatto parte della tua vita e che comunque, come dicevi poco fa, ti hanno sostenuto. Sì, mi piace l'idea di condividere con delle persone vecchie e nuove quello che è il vero Stefano, ciò
che fa parte di te, stiamo nella vita, non è molto lontano da ciò che leggi in Greta Stiz, che ascolti su Radio Kiss Kiss. C'è stato anche con te Pippo Pelo, il tuo collega su Radio Kiss Kiss, che si è occupato della prefazione del libro. Pippo è qualcosa di più di un collega per me, lavoriamo insieme da tantissimi anni, l'ho conosciuto nel 1990, lui è sempre stato fedele a Radio Kiss Kiss, io quasi, avendo fatto altre esperienze, ma anche nei momenti in cui non abbiamo lavorato insieme siamo sempre stati molto legati, molto empatici. E ti farei anche un'ultima domanda, abbiamo detto 15 capitoli, quindi 15 tracce più una, qual è quella alla quale sei più legato? Quella alla quale saranno legati i lettori. Ok. Perché per me è come chiedere, insomma, chi è il tuo figlio preferito tra 16 figli, che sono 16 capitoli, quindi la tua domanda è assolutamente pertinente. Se proprio dovessi scegliere, andrei direttamente alla fine, dove c'è questa canzone aggiunta, questo capitolo aggiunto che è molto, molto emozionale. Molto suggestivo. E quindi Greta Stiz, Canzoni e Vita, scritto da Stefano Piccirillo, Alessandro Polidoro editore, lo potete trovare in tutte le librerie oppure online su Amazon.it, cioè lo confermi Stefano? Assolutamente sì, poi abbiamo creato questa operazione molto divertente, dove andando su alessandropolidoroeditore.it ordini il libro che arriva a casa tua e dove è possibile lo porto direttamente io a casa del lettore. Ah, però una bellissima, viaggerai per tutta l'estate immagino. Sì, credo proprio di sì e spero proprio di sì. Grazie mille Stefano per essere stato con noi e per averci comunque reso partecipi di questo tuo momento speciale nella tua grazie terra. A voi, siete molto carini, grazie a Voci FM, grazie mille. Voci.fm, il sito delle voci.